La bellezza della musica dagli spartiti si innalza per dire basta alla guerra. Grazie a un'iniziativa promossa dall'Accademia Dorica, ad agosto si incontreranno a Maiorati Spontini, paese natale del noto compositore, studenti israeliani e palestinesi per frequentare un corso di musica antica e barocca. Non sarà soltanto teoria, ci sarà una parte pratica con l'ausilio di docenti di fama internazionale. Il corso sarà finanziato da alcune borse di studio per le quali è stato avviato un progetto di crowdfunding. Abbiamo pensato di ospitare gratuitamente dei ragazzi da due scuole di Gerusalemme, di cui una è il Magnificat Institute, proprio di Gerusalemme, fondato da padre Armando Pierucci, che è nato a moglie di Maiorati Spontini. Perché abbiamo scelto questo istituto? Perché è un istituto meraviglioso, perché ospita al suo interno studenti sia palestinesi che israeliani, cattolici, insomma, senza nessun tipo di discriminazione, tutti ragazzi che sono uniti dalla passione per la musica e studiano insieme in pace. Questi corsi sono tenuti da alcuni dei più grandi interpreti mondiali del repertorio barocco e antico, tra cui il grandissimo violoncellista Christoph Kwan, ma poi anche Enrico Gatti, Roberta Invernizzi, Luca Giardini. Abbiamo veramente una squadra fortissima. La musica come strumento di pace che abbatte le divisioni e supera la violenza. I ragazzi arriveranno a Maiorati dal 12 al 23 agosto e avranno la possibilità di fare lezione con illustri musicisti, ma anche partecipare ad alcune produzioni musicali e laboratori. Vengono da noi gratuitamente, vogliamo offrire a loro questa possibilità, e per questo abbiamo iniziato a fare una raccolta fondi che è rivolta sia alle aziende, quindi le aziende locali, ecco, che hanno intenzione di supportare noi di Accademia Dorica sul territorio, ma anche rivolta ai privati, e quindi abbiamo avviato una campagna di crowdfunding su una piattaforma che si chiama Rete del Dono. La nostra campagna si chiama Grazie alla musica sogniamo la pace.